normativa è un intervento sentito e sul quale bisogna fare certamente assoluta attenzione affinché il prodotto finale sia un prodotto che garantisca la sicurezza, la certezza e anche, diciamo, il segnale al di fuori dei nostri confini di una serietà rispetto al modo in cui si tratta questo tema. Alcune sole considerazioni iniziali rispetto alle considerazioni svolte da alcuni consiglieri, secondo cui c'è una limitazione rispetto alle premesse, si sarebbe dovuto fare di più, si sarebbe dovuto depenalizzare, legalizzare, Rete era favorevole perché ha fatto questo passo indietro, è una sorta di compromesso. Non è un segreto e non nascondo che io personalmente sono a favore anche dell'utilizzo ludico delle sostanze cannabinoidi, quindi questo, voglio dire, è parte delle considerazioni che io ho sempre svolto. Tuttavia io credo che la politica, se non vuole essere solamente una proclamazione, debba fare i conti con la realtà. E la realtà è che il nostro paese è molto indietro rispetto a quanto fatto nei paesi a noi vicini, ma insomma a numerosi paesi occidentali, e noi dobbiamo iniziare, dobbiamo mettere un primo mattone e sono, credo, realista. Il realismo significa che intanto noi partiamo con un provvedimento che permetterà domani di fare coltivazione e produzione per scopi terapeutici, è di questo che si discute, e ogni altra considerazione è una considerazione fuori tema, fuori luogo. Successivamente vedremo quali saranno i prossimi step che il gruppo di lavoro dovrà affrontare. Credo che sia un passo che forse si doveva fare prima, un passo sul quale c'era l'opportunità che venisse fatto prima. Chi oggi ci dice che si doveva fare di più non ha fatto niente, e questo è un problema perché ci ha fatto perdere sicuramente degli anni. Qualcuno ha parlato di un rischio di accentramento di poteri, ma forse non ha letto bene la legge, perché la legge stabilisce che ci sia un monopolio sostanziale dello Stato per quello che riguarda la commercializzazione, e questa è una forma di garanzia dovuta nei confronti degli organismi internazionali con i quali ci dobbiamo rapportare necessariamente nel momento in cui intraprendiamo le attività di cui stiamo discutendo. Ecco, e su questo punto io credo che sia importante approfondire. Allora, il testo credo sia redatto in maniera abbastanza approfondita, per questo ringrazio ancora una volta il gruppo di lavoro che non ha lesinato approfondimenti utili, necessari per trattare queste tematiche al di fuori, appunto, delle proclamazioni pseudo-politiche o che cercano di parlare alla pancia della gente piuttosto che cercare di fare degli atti normativi che siano utili al paese. I quantitativi che la Repubblica di San Marino produrrà non li deciderà autonomamente, li deciderà in base al rapporto con l'International Narcotics Control Board, che è l'organismo internazionale che cura e controlla le produzioni all'interno degli stati di sostanze di questa natura. Ovviamente abbiamo svolto confronti con le forze dell'ordine, con le forze di polizia sui controlli e su come introdurre i controlli sulla produzione, che è una produzione unicamente al chiuso, quindi non ci saranno coltivazioni nei campi, ci sono coltivazioni controllate nel chiuso, ma non per una questione di timori, per il semplice fatto che stiamo parlando di sostanza ad uso terapeutico che, per essere approvata e riconosciuta e quindi anche commercializzata, deve rispettare una serie di requisiti di controllo, di verifica della propria, della qualità. Grazie. Che sono stabiliti anche qui da buone pratiche internazionali, nel caso specifico quelle agricole, le good agricultural practice, che sarà un altro degli interventi che si dovrà realizzare proprio per garantire la qualità del prodotto. Cioè, non stiamo parlando, e qui lo dico proprio a scanso di equivoci, di aprire un'attività, mettersi a coltivare delle piante e poi venderle. È tutt'altra roba. Stiamo parlando di fare una coltivazione stabilita da pratiche internazionali, controllata e controllabile e replicabile e verificabile, che viene quindi vagliata sulla base del rispetto di questi requisiti per poter poi essere
inserita nel mercato delle sostanze che possono essere utilizzate nel, diciamo, nel mercato farmaceutico per la trasformazione in questo caso o per la commercializzazione. Per quello che riguarda la commerciabilità sul prodotto trasformato, allora quindi noi avremo una produzione indoor, controllata, vigilata dalle forze di polizia, da una vigilanza H24 prevista nel progetto di legge, che deve seguire tutte le indicazioni di pratica internazionale, altrimenti semplicemente va al macero a spese dei produttori, come è scritto nella legge. Questa materia prima può essere o commercializzata internamente, se ci saranno delle attività che faranno trasformazione del prodotto internamente alla Repubblica di San Marino, e in quel caso il prodotto lavorato potrà essere commercializzato unicamente nel momento in cui, oltre alla garanzia della qualità della materia prima, ci sia anche la garanzia del rispetto di tutte le buone pratiche di laboratorio, di manifattura, che fanno parte appunto del pacchetto di leggi che stiamo anch'esso discutendo. A quel punto vengono validate da organismi internazionali, in questo caso può essere AIFA, che appunto ne determinano la commerciabilità, cioè il riconoscimento della qualità procedurale e della materia prima del prodotto finito. Per quello che riguarda le materie prime, quindi diciamo la pianta, la possibilità di vendita è interna, quindi diciamo che è la farmacia di Stato l'unico ente che è autorizzato alla commercializzazione al di fuori dalla Repubblica di San Marino, e quindi viene stabilito dalla legge quali sono i criteri per la vendibilità della materia prima. Per la possibilità di vendita al di fuori del nostro paese, ovviamente, come dicevo, ci deve essere la garanzia di rispetto delle buone pratiche di agricoltura, quindi delle pratiche internazionali previste per la realizzazione di prodotti di qualità, che per quella stessa ragione possono entrare, quindi con una verifica qualitativa, all'interno del mercato di queste materie prime. Come detto in premessa, con il Ministero della Salute abbiamo introdotto nel piano triennale la tematica appunto delle sostanze cannabinoidi, e quindi la possibilità di fare anche degli accordi ulteriori per quello che riguarda gli approvvigionamenti della Repubblica Italiana. Noi possiamo, oltre alla Repubblica Italiana, ovviamente nel momento in cui ci sia il rispetto di questi criteri qualitativi, aprire a un commercio che sia anche che vada anche ovviamente al di là della Repubblica Italiana. Perché? Perché, come è detto in più interventi, ci troviamo di fronte ad una richiesta mondiale di molto superiore alla produzione mondiale, quindi si tratta di un prodotto sul quale c'è una grande richiesta a livello internazionale. Può avviarsi alle conclusioni, segretario? Grazie. Ho terminato, eccellenza, solo appunto dicendo che la vendibilità, la commerciabilità di questo prodotto è intimamente connessa al rispetto dei criteri di verificabilità della qualità che sono previsti appunto all'interno della legge.